Vediamo adesso come si realizzano gli esperimenti che ci porteranno alla fine a misurare la densità di vari materiali, prima i liquidi e poi i solidi. Per i liquidi vedremo la densità dell'acqua e dell'alcol etilico. In teoria si potrebbe vedere anche quella dell'olio, ma non quella del mercurio, perché il mercurio è tossico, rilascia dei vapori, per cui a scuola non si può utilizzare. Peccato perché era molto interessante e in quanto come liquido ha una grande densità. Poi vedremo la densità dei solidi, sia solidi geometrici, che hanno un volume regolare, una forma regolare, tipo cilindri, parallelepipedi, ma anche di solidi irregolari, come per esempio un sasso. E noi abbiamo solidi sia di materiale noto, tipo alluminio, ferro, ottone, sia di materiale sconosciuto di cui bisogna riconoscere che tipo di materiale è dalla misura di densità che viene fuori. Noi sappiamo che la densità è il rapporto tra la massa e il volume di un oggetto. Quindi dobbiamo imparare a eseguire misure di massa, sia massa dei liquidi che masse di oggetti solidi, e sia misure di volume di liquidi, anche di oggetti solidi per immersione in un liquido, tipicamente si immergono nell'acqua e si vede di quanto sale il livello. E poi anche misure di volumi di solidi geometrici regolari, tipo cilindri, parallelepipedi, ottenuti dalla misura con il righello millimetrato e con i calibri delle dimensioni, tipo il diametro, la lunghezza, gli spigoli. Inoltre, nel caso di solidi geometrici regolari, misureremo il volume in tutti e due i modi, sia per immersione nell'acqua che per mezzo della misura delle sue dimensioni lineari. E confronteremo queste due misure di volume per vedere se sono compatibili, dovranno venire compatibili, e in quel caso riassumeremo le due misure in un'unica misura finale.